Ciao a tutti, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo e a migliorare la loro autostima, combattendo quegli stereotipi che ci vogliono tutte uguali e anche tutte insoddisfatte di come siamo. Oggi sono qua, nella giornata più buia della storia e completamente struccata, per farvi vedere che colori mi donano, ma soprattutto come cambia a seconda che uno sia truccata, struccata, ma anche con o senza occhiali. A inizio di dicembre ho fatto un video in cui vi raccontavo quali erano i colori che mi stavano bene. Sono stata analizzata con il metodo di Ferial, quindi 4x4, 16 stagioni, basato sul sistema di Mansell. Quindi i colori possono essere chiari, scuri o toned, intermedi, con aggiunta di grigio, ovviamente puri. E questo sistema a me piace molto, ve ne parlerò poi in futuro e ho terminato in realtà da qualche mese la formazione su questo metodo. La cosa importante e che più mi piace di questo metodo è che non si basa tanto su che colore hai di capelli, che colore hai di occhi, che colore hai di pelle, ma più che altro su come tu reagisci ai colori. Questo impedisce di incasellare in, diciamo, caselle un po' troppo rigide le persone, e quando fai le caselle troppo rigide, ogni tanto qualcuno non è contemplato da nessuna parte, e soprattutto da ragionare sui concetti. Come vi ho anticipato, io sono un toned winter, cioè un inverno intermedio, un inverno quindi i cui colori, che sono tendenzialmente brillanti, puri e freddi, sono in realtà smorzati con l'aggiunta di grigio. Non lo trovate nel sistema 12 stagioni o nel sistema 12 stagioni più 4, ma lo trovate in alcuni sistemi invece inglesi in cui c'è aggiunto questo inverno che li chiamano soft. Io preferisco chiamarlo intermedio perché se traduciamo un po' in italiano questa classificazione, possiamo dire che una stagione può essere pura, chiara, scura oppure intermedia. E mi sembra abbastanza più semplice così spiegarlo. La cosa importante è che quello che io avevo iniziato quando mi sono appassionata di questo argomento, di come i colori reagiscono con la nostra pelle, a capire era che se tu scegli i colori giusti, vuol dire che sono i colori che ti stanno bene anche da struccata. Sì, ma no. Questo mi aveva falsato un pochino le idee, perché come potete vedere io sì, ho i capelli molto scuri, ho una carnagione non chiarissima, non scurissima, più chiara che scura, e ho questi occhi verdi, ma verde nocciola, poco intensi e soprattutto poco brillanti, e soprattutto ho pochissime ciglia, ciglia corte, abbastanza fini, trasparenti. E quindi la percezione del mio occhio, che sia truccata o che sia storcata, cambia tantissimo. Mi basta mettere un po' di matita intorno all'occhio, non il mascara perché appunto ho ciglia sottilissime, ma un po' di matita nera intorno all'occhio, che il mio viso, i colori che riesco a sopportare, ma soprattutto il contrasto che c'è tra i miei occhi e il mio viso e tra il mio viso e i miei capelli cambia molto. Per questa ragione io mi trovavo meglio quando ero struccata, con i colori un po' meno intensi, un po' meno scuri, molto più smorzati, mentre da truccata, dipende ovviamente dal tipo di trucco, però anche solo con un po' di matita intorno agli occhi oppure con gli occhiali, i colori che mi stanno bene cambiano un po', o comunque riesco a portare meglio i colori che in teoria mi stanno bene. Questo perché la matita nera intorno agli occhi e anche l'occhiale, banalmente, che fa questa maschera, non è nero, è un tartaruga non caldo, insomma un po' un colore non troppo forte, ma abbastanza, riescono comunque a ricreare quel contrasto. Questa cosa secondo me è importante e ve la dico proprio perché potrebbe essere che come me anche voi non siate una categoria assolutamente definite, no? Magari voi siete scure di capelli, scure di carnagione, scure di occhi e tendenzialmente avete notato che sì, il sottotono è molto caldo del vostro viso, ok, siete un autunno scuro, non ci sono dubbi, va tutto bene, tutti i vostri elementi c'entrano proprio tutte quelle caratteristiche. Potrebbe anche essere però che non sia così, potrebbe essere che magari sì, gli occhi sono scuri, la carnagione è una via di mezzo, ma i capelli sono chiari. Oppure appunto
Gli occhi sono anche scuri, ma non così tanto come nel mio caso rispetto al resto della carnagione. È normale, come lo facciamo per le forme del corpo, è uguale per i colori. È normale che una donna sia una pera, ma abbia le spalle talmente squadrate che in realtà assomiglia quasi più alla clessidra. Che una donna sia una mela, ma ha il busto talmente lungo rispetto alle gambe che la vediamo molto meglio con le cose a vita alta, gli abiti e persino le gonne. Perché altrimenti allunghiamo e ingrandiamo troppo il busto. Tutte queste considerazioni, come sulle forme del corpo, vanno sempre fatte sui colori. È difficile, lo so, ed è anche molto difficile autoanalizzarsi, è molto difficile capire quale colore ci stanno bene, perché, ma questa apro una parentesi e poi ne parleremo, è complicato di staccare la nostra soggettività a quel colore mi piace. Dall'oggettività, quel colore cosa sta facendo al mio incarnato? È difficile. Io adesso ho delle luci che sono abbastanza apposta che non falsano troppo la temperatura. Ho un maglione di un colore assolutamente neutro che non interferisce. E con le stoffe vi faccio vedere questo effetto sui miei occhi. L'effetto sui miei occhi si nota soprattutto sul chiaro scuro. Sul caldo e freddo non ci sono molti dubbi, nonostante io ne avessi e non c'era assolutamente nessuna ragione per esserci. Però se la telecamera è abbastanza brava e io spalanco abbastanza gli occhi, potreste notare che con i colori caldi in realtà il mio viso muore, i capelli anche, ma l'occhio un pochino viene fuori perché il mio occhio è leggermente caldo. Faccio quindi la prova soltanto con due particolari colori che fanno vedere molto bene questo effetto. Inizio con un bellissimo arancione, ok? L'arancione è il colore più caldo che ci sia, sicuramente, ed è comunque un colore anche molto molto brillante. Contate che io sono soft e sono fredda, dovrebbe essere il colore più o meno mi sta peggio in assoluto. È abbastanza. Dovrebbe vedersi molto di più l'occhio, un pochino più caldo, ma comunque non è il colore giusto per me. Vediamo invece con il lampone. Il lampone, questo è più un raspberry, quindi un lampone però molto intenso, che va comunque sicuramente meglio. Armonizza meglio col mio viso, armonizza meglio con i miei capelli. Con gli occhi diciamo che non fa tantissimo, forse fa prevalere quella parte verde rispetto alla parte nocciola. Pieghiamo le stoffine che sono preziosissime. Se vi sono rimasti dubbi sul fatto che io sia fredda o calda, proviamo direttamente con l'oro e con l'argento, ok? Dubbi? Avete dei dubbi? Così, è con l'oro. Posto che io l'oro lo utilizzo lo stesso, comunque in realtà uso l'oro rosa, ma comunque lo uso lo stesso. E così, ecco l'argento. In generale, quando si fa un'analisi, una volta che avete stabilito che una persona è fredda o calda, passate a capire se è chiara o scura. È ovvio che se è fredda e è chiara è un'estate, se è fredda e scura è un inverno. Non sempre la visualizzazione è immediata, magari si deve andare poi ai passaggi successivi per capire che ok, sì, forse restava meglio il colore freddo e chiaro, ma in realtà perché l'altro è un po' troppo brillante per lei e cose del genere. Però voglio farvi vedere sia da truccata che da struccata la differenza che hanno su di me i colori freddi un po' più chiari o freddi un po' più scuri e un po' più intensi. Delicati con le stoffine. Ecco, questo è un colore freddo intenso, è un colore tipico di chi è un inverno, quindi è la mia stagione. In realtà, non essendo io brillante, non trovo che quando sono struccata, questo in particolare sia proprio l'ideale per me. Vi faccio vedere com'è invece da truccata. Ed ecco com'è lo stesso colore da truccata. Come vedete, anche se è un colore molto intenso, lo reggo meglio. Proprio la matita nera intorno agli occhi fa sì che un colore più forte, anche se sono soft, funzioni comunque meglio. Non male quello chiaro, eh. Questo invece è un rosa, un
corallo rosa, diciamo, molto più adatto a un'estate. Come vedete, con i miei capelli non funziona granché, ok? È troppo chiaro per i miei capelli, forse è troppo chiaro anche per il mio viso. Ma quando sono struccata lo sopporto molto meglio perché appunto non ho il nero intorno agli occhi e sul mio viso crea un contrasto inferiore. Io ho poco contrasto tra occhi e carnagione, ce l'ho di più coi capelli. Quindi io appena mi trucco vado ad alzare il contrasto sugli occhi. Ora quello chiaro però è troppo chiaro per me. Se prima poteva ancora andare bene, magari non era perfetto, non era lui, però poteva andare bene ogni tanto. Questo adesso diventa troppo chiaro per me. Questi non li proviamo, sono quelli per capire se uno è caldo e scuro o caldo e chiaro. Peccato perché questo è molto carino, però non li proviamo neanche che non ha senso. Ho qualcosa di questo colore, come vedete, non è poi tanto diverso da questo. Devo dire che ho molte cose che sono in colori che da questo virano a questo, ok? Perché è ovvio che freddo e caldo non hanno una separazione netta netta, no? Cioè, facciamo la stessa prova con i colori dell'inverno. Quindi ho deciso di partire di utilizzare il magenta e farvi vedere come mi sta da truccata e da struccata, sia quando è puro, sia quando è toned, cioè con l'aggiunta di grigio, che è proprio quello della mia stagione. Ovviamente il magenta puro è simile al fucsia, ok? E vedete che un po' mi spegne ed è troppo forte per me, sia da truccata che da struccata. In realtà da truccata sarà molto meglio e questo rende la mia carnagione più chiara. Ecco, così è da truccata. Ecco invece com'è da struccata il magenta soft, quindi con aggiunta di grigio. Vedete che è spento veramente tanto e crea meno contrasto anche con i miei occhi, anche se sono struccata. Non vuol dire che non mi doni da truccata, anzi, soprattutto questo è il trucco adatto per me e per la mia stagione. Però lo riesco anche a portare addirittura meglio. Quello che vorrei che sia chiaro è che anche quando si parla di colori non c'è bianco o nero, giusto o sbagliato, ok? Ci siete voi con i vostri colori, le vostre caratteristiche, le vostre ciglia sfigate che hanno bisogno della matita nera, magari avete qualche macchia della pelle che rende la carnagione un po' più calda in certi punti, ma calde non siete. Magari avete i capelli tinti e li avete decolorati tante volte che non c'è più il colore originale e quindi è difficile capire ma i capelli saranno caldi o freddi, non ne avete idea. Ci sono tantissime cose da tenere in considerazione. È importante trovare la stagione a cui ci si avvicina di più, ovviamente, e sicuramente la mia stagione, l'inverno intermedio, è giusta per me sia che sia truccata sia che sia struccata. Detto questo, i suoi colori più forti non sono l'ideale per me quando sono struccata. Porto molto più volentieri i rosa un po' più tenui della palette. Anche perché se voi guardate una palette, e ne abbiamo già parlato, non ci sono solo i colori che sono assolutamente ok, sì, quello è un colore da inverno intermedio, è abbastanza scuro ma non troppo scuro, abbastanza brillante ma in realtà è abbastanza smorzato, è freddo ma non è, insomma, ok, non ci sono solo quelli, c'è anche il bianco, c'è anche il grigio chiarissimo che in teoria dovrebbe essere troppo chiaro. Perché? Perché comunque ogni colore va dosato in modo diverso. Quelli che abbiamo visto invece, che avete provato, visto provare su di me, sono i colori quelli proprio veramente della stagione. Questo già, per esempio, è troppo chiaro, ma è consigliabile avere un colore molto neutro quando si fa questo tipo di ragionamenti, neutro freddo, visto che tra l'altro sono fredda. Spero che questo video vi sia piaciuto, che l'audio sia meglio, abbiamo cambiato modalità di fare video e spero che sia andato tutto bene. Se vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!